Il mago di Oz. Dorothy, la protagonista della nostra storia, viveva in una fattoria del Kansas, nel cuore delle grandi praterie, con lo zio Enrico e la zia Emma. Lasciando vagare lo sguardo dalla loro casetta di legno, fatta di un'unica stanza, non vedeva intorno a sé che terra grigia arsa dal sole. Dorothy aveva un solo amico, che amava teneramente, Toto, un cagnolino nero. Di solito Dorothy e Toto passavano la giornata divertendosi insieme. Ma un giorno accadde qualcosa che interruppe i loro giochi. Lo zio Enrico, seduto sotto il porticato, e Dorothy, in piedi dietro di lui con Toto fra le braccia, osservavano inquieti il cielo grigio e minaccioso, quando udirono il sibilo sordo del vento del nord e videro l'erba alta della prateria ritirarsi prima del temporale. Poi da sud giunse un suono tagliente. Lo zio balzò in piedi. «Emma, sta arrivando un ciclone! Vado a occuparmi degli animali!» e corse alle stalle. «Presto, Dorothy!» la incitò la zia Emma. «Corri in cantina!» e scese la scala che portava in un piccolo antro scuro scavato nel terreno. Dorothy fece per seguirla, ma proprio allora un tremendo colpo di vento scosse con violenza la casa. Ciò che accadde dopo fu davvero una cosa straordinaria. La casa girò su se stessa 2-3 volte e poi si alzò lentamente nell'aria. I venti del nord e del sud si erano incontrati proprio nel punto in cui sorgeva la casa, esattamente nell'occhio del ciclone. La forte spinta del vento l'aveva sradicata dal suolo, facendola volare sempre più in alto, fino in cima alla tromba d'aria. Il cielo era minaccioso e il sibilo del vento aveva un tono sinistro, ma dopo i primi scossoni iniziali, la casa prese a ondeggiare dolcemente. Dapprima Dorothy era terrorizzata al pensiero di spiaccicarsi al suolo se la casa fosse precipitata a terra, ma via via che le ore passavano senza che succedesse nulla di terribile, la sua preoccupazione scemò. Si trascinò sul pavimento oscillante fino al suo lettino e, con Toto al suo fianco, poco dopo era profondamente addormentata. Furono risvegliati da uno scossone così forte e improvviso che se non fossero stati nel soffice lettino si sarebbero certamente fatti male. Passarono vari secondi prima che si rendessero conto che la casa non si muoveva più e che la luce del sole inondava la stanzetta. Dorothy saltò giù dal letto e con Toto alle calcagna corse ad aprire la porta. E quale non fu il suo stupore quando vide che si trovava in un luogo di straordinaria bellezza. Da qualunque parte girasse gli occhi, vedeva aiuole di fiori bellissimi e uccelli dalle brillanti piume colorate che cinguettavano su alberi carichi di frutti succulenti. In lontananza si distinguevano casette rotonde, tutte dipinte di blu, e poi ecco venirle incontro le più strane persone che avesse mai visto. Erano 3 uomini e una donna, e sebbene sembrassero molto più vecchi, non erano più alti di lei. Gli uomini, tutti barbuti, erano vestiti di blu dalla punta degli stivali alla cima dei capelli e appesi ai loro buffi copricapi portavano dei campanellini che tintinnavano dolcemente. Anche la donnina aveva un copricapo, ma era bianco, come il suo vestito. Aveva il volto rugoso e camminava con fatica verso Dorothy. Come le fu vicina, fece un profondo inchino e disse con voce dolce: «Oh, nobilissima fata, sii la benvenuta nella terra dei leccadolcini. Ti siamo grati per avere ucciso la perfida strega dell'Est e per avere liberato il nostro popolo.» Dorothy ascoltava stupefatta. Che diavolo voleva dire? «Oh, beh, lei è molto gentile, ma ci deve essere uno sbaglio. Io non ho ucciso nessuno.» «Sarà stata la tua casa», rispose la donnina, «il che fa lo stesso. Guarda, ecco là i suoi piedi.» Dorothy guardò e cacciò un urletto di paura. «Oh!» Proprio lì, da sotto la casa, spuntavano 2 piedi calzati da scarpette d'argento appuntite.
Quella perfida strega ha tenuto in suo potere tutti le cadolcini, costringendoli a lavorare per anni, di giorno e di notte, spiegò la vecchietta. Ora sono tutti felicissimi di sapere che è morta e mi hanno subito avvisata. Io sono la strega del nord. Oh, povera me, gridò Dorothy. Sei proprio una strega vera? Certamente, però sono una strega buona e la gente mi vuole bene. Non sono potente come la perfida strega che governava questi poveretti. Se no, ci avrei pensato io a liberarli. Ma io credevo che tutte le streghe fossero cattive. Oh no, questo è un grosso sbaglio. Nel regno di Oz vivevano 4 streghe. 2 di loro, quella del nord e quella del sud, sono streghe buone. Io questo lo so, perché sono proprio una delle 2. Quella dell'est e quella dell'ovest, invece, sono streghe perfide. Ma ora che tu ne hai uccisa una, è rimasta solo quella che vive a ovest. I leccadolcini, che erano rimasti nei pressi in silenzio, presero a gridare, indicando l'angolo della casa dove giaceva la perfida strega. La vecchia sorrise quando vide che i piedi della strega morta erano scomparsi e l'unica cosa rimasta erano le scarpette d'argento. Era così vecchia che si è polverizzata sotto il sole, ma le scarpette d'argento sono tue, cara, e dovrai mettertele. Le raccattò, scosse via la polvere e le porse a Dorothy. La strega dell'est andava orgogliosa di queste scarpe d'argento, disse un leccadolcini. Sono certamente scarpe incantate, ma non abbiamo mai saputo di che incantesimo si tratti. Oh, grazie, esclamò lei. Mi stanno a pennello, ma ora ditemi, potete aiutarmi a ritrovare la strada per tornare nel Kansas? Gli zii saranno certamente in pensiero per me. I leccadolcini e la buona strega si guardarono. Guardarono Dorothy e poi scossero la testa. Io non so dove sia il Kansas, non ne ho mai sentito parlare, disse la vecchietta. Vedi, qui nel regno di Oz, un gran deserto ci isola dal resto del mondo. L'unica possibilità che hai di ritrovare la strada di casa è andare alla città dello smeraldo e chiedere aiuto al grande mago di Oz. E lui è un uomo buono? È un buon mago ed è più potente di tutte le streghe. Se poi sia un uomo o no, io non posso dirlo perché non l'ho mai visto. Come arriverò alla città dello smeraldo? Segui la strada di mattoni gialli, ti condurrà attraverso una terra amena e piacevole a volte, ma tetra e terribile altre. Io non potrò accompagnarti, cara, ma ti darò un bacio e nessuno oserà far male a una persona che è stata baciata dalla strega del nord. Baciò Dorothy sulla fronte e lasciò un'impronta tonda e splendente. Poi, con un cenno di saluto, volteggiò 3 volte sul calcagno sinistro e sparì. I leccadolcini fecero una riverenza e si persero tra gli alberi. Rimasta sola, Dorothy si preparò al viaggio. Indossò un abitino di percale a quadrettini bianchi e blu, prese il cappello di paglia, riempì un cestino di pane e si incamminò. Il sole splendeva, gli uccellini cinguettavano e presto anche lei divenne molto allegra. Dopo aver camminato per parecchi chilometri, si fermò per riposarsi e si sedette su uno steccato che recingeva un campo di grano e lì vide uno spaventapasseri. La sua testa era un sacco pieno di paglia. Gli occhi, il naso e la bocca erano dipinti. Era vestito con un vecchio e scolorito abito blu dei leccadolcini ed era tenuto dritto da un palo piantato per terra. Dorothy stava osservando quella buffa faccia dipinta quando le sembrò che le facesse l'occhiolino. Pensò di essersi sbagliata, ma poi vide che il fantoccio le sorrideva davvero e allora gli si avvicinò. «Buon dì!» fece lo spaventapasseri. «Oh, ma tu parli?» «Certamente! Come stai?» Oh, non c'è male, grazie, e tu? Io non sto niente bene. È proprio una tale noia star qui giorno e notte a spaventare gli uccelli. Se tu mi togliessi da questo palo, te ne sarai infinitamente grato. Dorothy si avvicinò e lo sollevò dal palo. Oh, grazie, grazie tante. Mi sento un altro ora. E dimmi, tu chi sei e dove vai? Mi chiamo Dorothy e sto andando alla città dello smeraldo per chiedere al gran mago di Oz di farmi ritornare nel Kansas.
Dov'è la città dello smeraldo? E chi è il gran mago di Oz? Ma come, non lo sai? No, io non so niente. Sono pieno di paglia, sai. E non ho nemmeno un po' di cervello. Credi che se venissi anch'io alla città dello smeraldo, questo Oz mi darebbe un po' di cervello? Beh, questo non posso dirtelo, ma se vuoi, puoi venire con me. Oh, grazie, te ne sono proprio grato. Così Dorothy e il suo nuovo amico si misero in cammino insieme lungo la strada di mattoni gialli, in cerca del meraviglioso mago di Oz. Il mago di Oz. Nella foresta. Dorothy camminava ormai da molte ore quando la strada cominciò a cambiare. Qua e là i mattoni gialli erano rotti e dopo un po' il selciato era pieno di buchi che Toto saltava e Dorothy evitava girandoci intorno. Ma lo spaventapasseri inciampava continuamente, cadendo lungo disteso sui duri mattoni, e ogni volta rideva mentre Dorothy lo aiutava ad alzarsi. Quei mattoni non mi fanno male, confessò dopo il primo urzolone. L'unica cosa che può farmi male davvero è un fiammifero acceso. E ora lascia che ti aiuti a portare il cestino. Continuarono a camminare con Toto davanti a loro. Intanto la campagna si faceva sempre più desolata. Verso sera entrarono in una fitta foresta dove gli alberi si univano sopra la strada senza far passare la luce. Continuarono ad avanzare tentoni nel buio e Dorothy non ne poteva più dalla stanchezza. Finalmente arrivarono a una capanna di legno. Era deserta, ma in un angolo c'era un giaciglio di foglie secche sul quale Dorothy e Toto si addormentarono, mentre lo spaventapasseri, che non era mai stanco, aspettò in piedi il mattino. Quando Dorothy si svegliò, il sole illuminava la capanna di legno. Aveva una gran sete e così, insieme ai suoi amici, uscì e vagò fra gli alberi finché scoprì un ruscelletto. Prima si lavò ben bene e poi, insieme a Toto, fece colazione col pane e l'acqua fresca del ruscello. Lo spaventapasseri non mangiò nulla perché, come spiegò, lui non aveva mai fame. Stavano per tornare sulla strada di mattoni gialli quando Dorothy trasalì. Aveva sentito un lamento che giungeva da lontano. Cos'è? Non ne ho idea, rispose lo spaventapasseri, ma possiamo andare a vedere. Fecero qualche passo e Dorothy rimase senza fiato dalla sorpresa. Uno dei grossi alberi era stato tagliato a metà e lì vicino, con l'accetta alzata, c'era un uomo fatto completamente di latta. Stava lì immobile, come se non fosse capace di spostarsi. Eri tu che gridavi? Chiese la bambina. Sì, son proprio io, rispose l'omino di latta. È più di un anno che mi lamento, ma non mi ha mai sentito nessuno. Cosa possiamo fare per te? Dovete ungermi le giunture. Sono così arrugginite che non mi posso muovere. Se mi oliate per benino, starò subito bene. Troverete l'oliatore su uno scaffale della mia capanna. Dorothy corse a prenderlo e con l'aiuto dello spaventapasseri unse il collo, le braccia e le gambe dell'omino di latta, che sospirò di soddisfazione e abbassò lentamente l'accetta. Oh, grazie! È da quando mi sono arrugginito che sto con quell'accetta alzata e sarei potuto restare così per sempre se non foste arrivati voi a salvarmi la vita. E voi, come siete capitati qui? Stiamo andando alla città dello smeraldo a trovare il grande mago di Oz. Voglio che mi faccia tornare nel Kansas. E lo spaventapasseri vuole che gli metta un po' di cervello nella testa. L'omino di latta ci pensò su. Credete che il mago potrebbe darmi un cuore? Oh, se può dare un cervello allo spaventapasseri, non vedo perché non dovrebbe dare un cuore a te. Oh, sì! Disse lo spaventapasseri. Vieni con noi, ci farà molto piacere la tua compagnia.
L'omino di latta chiese a Dorothy di mettere l'oliatore nel suo cestino per prevenire la ruggine in caso di pioggia. Si mise l'accetta in spalla e si unì al gruppetto. Poi tutti insieme si diressero fra gli alberi verso la strada di mattoni gialli. Non si udiva più neanche un cinguettio, ma si sentiva il cupo ruggito di qualche belva nascosta e il cuore di Dorothy cominciò a battere forte. «Non avere paura», disse l'omino di latta. «Il segno lasciato sulla tua fronte dal bacio di una strega buona ti proteggerà da ogni pericolo». Mentre stava ancora parlando, si udì un ruggito terribile e apparve un grosso leone che con una zampata fece rotolare lo spaventapasseri sul ciglio della strada. Poi afferrò l'omino di latta e lo sbatté a terra. Quando il piccolo Toto gli corse incontro abbaiando, il leone aprì la bocca come per inghiottirlo, ma Dorothy si fece avanti e lo colpì forte sul naso. «Non osare mordere Toto, sai?» gridò. «Dovresti vergognarti! Un animalone grosso come te mordere un povero cagnolino!» «Ma non l'ho morso!» disse il leone sfregandosi il naso con la zampa. «No, ma stavi per farlo! Sei proprio un gran codardo!» «Lo so!» ammise il leone chinando la testa per la vergogna. È il mio grande cruccio! Se gli elefanti o le tigri o gli orsi cercassero di attaccar briga con me, io scapperei! Sono talmente fifone! Ma tutti pensano a me come al re degli animali e mi basta ruggire per farli scappare via tutti!» Si asciugò una lacrima con la punta della coda e sospirò. «Oh, se potessi essere coraggioso!» «Magari il grande mago di Oz ti potrà aiutare», disse Dorothy. «Stiamo andando tutti a visitarlo nella città dello Smeraldo. Lo spaventapasseri gli va a chiedere un cervello, l'omino di latta un cuore. Tu potresti chiedergli il coraggio». «Allora, se non vi dispiace, vengo con voi», disse il leone. «Sei il benvenuto, così terrai lontane da noi le altre bestie feroci». E il gruppetto si rimise in cammino. Il leone incedeva maestoso accanto a Dorothy. Avevano fatto un bel pezzo di strada quando Dorothy si avvide che l'omino di latta si asciugava le lacrime. «Ah, ho pestato uno scarabeo e l'ho ucciso, poverino!» spiegò. «Devo guardare dove metto i piedi. La gente senza cuore dovrebbe cercare di non essere crudeli o scortesi con nessuno». Dopo un po' cominciarono a udire degli strani grugniti fra gli alberi. «Temo proprio che siamo capitati nelle terre degli orsagri», bisbigliò il leone. «Sono bestie mostruose col corpo di orso e la testa di tigre e con artigli così acuminati che potrebbero squartarmi con la stessa facilità con cui io potrei uccidere Toto». Dorothy rabbrividì e stava per dire qualcosa quando si trovarono all'improvviso davanti a un profondo burrone. Si guardarono sgomenti e si fermarono per esaminare il da farsi. «Credo di aver trovato!» esclamò infine lo spaventapasseri. «Guardate, vicino all'abisso c'è un grosso albero. Se l'omino di latta lo abbatte in modo che cada attraverso il burrone, potremo usarlo come ponte!» «Bravo, questa sì è una buona idea!» disse il leone. «Si potrebbe perfino sospettare che hai un cervello in testa invece della paglia». L'omino di latta si mise al lavoro e maneggiando la sua ascia affilata in un baleno fece il ponte. Stavano per attraversarlo quando udirono un ruggito furioso e videro due grosse bestie correre verso di loro. «Oh, sono gli orsagri!» disse il leone tremando. «Presto!» gridò lo spaventapasseri. «Traversiamo il ponte prima che arrivino!» Dorothy passò per prima con Toto in braccio, poi l'omino di latta e lo spaventapasseri. Il leone si volse verso gli orsagri con un ruggito così tremendo che per un attimo quelli esitarono. Poi però ripresero la loro corsa. Il leone traversò il ponte e quando si girò vide che quelle bestie feroci stavano ancora seguendoli. «Nascondetevi dietro di me!» disse. «Combatterò finché avrò fiato in corpo!» «Non disperate!» gli esortò lo spaventapasseri. «Se l'omino di latta taglia il ponte saremo salvi!» L'omino di latta afferrò l'accetta e proprio mentre i due orsagri stavano per raggiungerli, l'albero cadde nel burrone, trascinando con sé le due grosse bestie.
Il leone tirò un profondo sospiro di sollievo. Oh, il cuore mi batte ancora dalla paura. Disse tristemente l'omino di latta. Magari potessi avere io un cuore che batte. Questa avventura rese i nostri viandanti ancora più ansiosi di uscire dalla foresta. Camminavano così veloci che Dorothy e Toto all'imbrunire erano tanto stanchi che dovettero montare in groppa al leone. Il mago di Oz. La città dello smeraldo. Quando l'ultimo barlume di luce scomparve, Dorothy e i suoi amici si accamparono sotto un grande albero. Il mattino seguente, la prima cosa che Dorothy osservò era che gli alberi non si sovrapponevano più così fitti sopra le loro teste. Forse, pensò, stavano finalmente giungendo al termine della foresta. I viaggiatori si affrettarono e presto arrivarono in vista di un largo fiume che scorreva veloce. Rimasero a bocca aperta. Dall'altra parte del fiume c'erano bellissimi prati verdi, costellati di fiori dai colori vivaci. Splendidi alberi, curvi sotto il peso di succulenti frutti, fiancheggiavano la strada di mattoni gialli. Bisognerà che l'omino di latta costruisca una zattera per poter attraversare il fiume, disse subito lo spaventapasseri. E l'omino di latta si mise alacremente al lavoro con la sua accetta e dopo poche ore i viaggiatori si imbarcarono. L'omino di latta e lo spaventapasseri usavano lunghi pali di legno per spingere la zattera sull'acqua. Da principio se la cavarono benissimo, ma quando giunsero in mezzo al fiume, la forte corrente cominciò a spingere la zattera sempre più lontano dalla strada di mattoni gialli. Non arriveremo mai alla città dello smeraldo se non riusciamo a fermare la zattera, disse lo spaventapasseri e si appoggiò sul suo lungo palo con tanta forza che il palo si conficcò nella melma sul fondo del fiume. Prima che si riuscisse a tirarlo fuori, la zattera venne trascinata lontano e il poverino rimase lì, appeso al palo, in mezzo all'acqua. Addio! Gridò. Mentre l'omino di latta stava cominciando a piangere l'amico perduto, il leone disse: dobbiamo fare qualcosa per salvarci. Se mi terrete forte per la coda, nuoterò fino a riva e rimorchierò la zattera. Così dicendo, balzò in acqua e l'omino di latta gli afferrò la coda. Pur essendo così grosso, non fu un'impresa facile per il leone trascinare la zattera fino a riva, ma finalmente riuscì a farla uscire dalla corrente. Allora Dorothy prese il palo dell'omino di latta e spinse fino a raggiungere terra. Quando posero piede sulla bella erba verde, erano tutti stanchi morti. Ma erano anche in pena per lo spaventapasseri e dopo pochi minuti di riposo iniziarono il cammino a ritroso lungo il fiume. Lo trovarono dove l'avevano visto l'ultima volta, ancora aggrappato al palo in mezzo all'acqua. Nessuno sapeva che cosa fare per salvarlo, perciò si sedettero per terra, pensierosi e tristi. Una cicogna, che si trovava per caso a passare di lì, li interpellò. «Che cosa fate qui?» «Stiamo pensando al modo per salvare lo spaventapasseri», rispose Dorothy. «Se non fosse così grande e grosso, ve lo porterei io!» «Oh, ma non è pesante, è tutto pieno di paglia. Se tu ce lo portassi, te ne saremmo eternamente grati!» «Beh, ci proverò», disse la cicogna. Volò verso lo spaventapasseri, lo afferrò per un braccio con gli artigli e lo portò sano e salvo dai suoi amici. Lo spaventapasseri era così felice che schioccò dei bacioni a tutti, perfino al leone e a Toto. Dopodiché la cicogna gentile volò via soddisfatta di aver potuto dare una mano. I viaggiatori proseguirono per la strada di mattoni gialli mentre lo spaventapasseri cantava ad ogni passo.
Parava ponzi ponzi po. Non era mai stato così allegro. Dovunque si girassero, vedevano steccati verdi, case verdi e la gente era tutta vestita di verde smeraldo. Credo che stiamo proprio avvicinandoci alla città dello smeraldo, disse Dorothy. E infatti all'orizzonte apparve un fantastico bagliore verde. Finalmente arrivarono alla grande muraglia verde che circondava la città dello smeraldo. E si trovarono di fronte a un portone tempestato di smeraldi che scintillavano al sole. Dorothy pigiò un bottone e si udì un tintinnio. Poi il portone si aprì lentamente ed entrarono tutti in un'enorme stanza dalle grandi arcate. Davanti a loro c'era un ometto vestito di verde e vicino a lui una grande scatola verde. «Perché siete venuti nella città dello smeraldo?» chiese. «Siamo venuti a vedere il grande Oz», disse Dorothy. «Oh, oh! Sono anni che nessuno chiede di Oz. È potente e terribile. E se siete venuti per un motivo futile, potrebbe arrabbiarsi e distruggervi». «Ma non si tratta di un motivo futile», protestò il leone. «È molto importante, invece. E dicono che Oz è un mago buono». «Oh, questo è vero. Governa la città dello smeraldo con molta saggezza. Ma è terribile con chi si avvicina a lui solo per curiosità. Io sono il guardiano dei cancelli e poiché avete chiesto di vedere il grande Oz, vi condurrò a palazzo. Ma prima dovete mettervi gli occhiali». Aprì la grande scatola e tirò fuori alcune paia di occhiali dai vetri verdi. «Verreste accecati dal fulgore della città dello smeraldo se non li portaste. Quando la città venne costruita, Oz ordinò che ognuno portasse un paio di occhiali chiusi con un lucchetto giorno e notte. Solo io ho la chiave per aprirli». Il guardiano dei cancelli assicurò con la chiave un paio di occhiali a ciascuno dei viaggiatori. Poi li guidò attraverso le strade della città fantastica. Tutto era verde. Perfino la pelle della gente aveva una sfumatura verdina. Quando arrivarono a palazzo, un soldato con la barba verde li fece entrare e andò a riferire a Oz. «Sei riuscito a vedere Oz?» chiese Dorothy quando tornò. «Oh no!» replicò il soldato. «Nessuno l'ha mai visto. Quando gli parlo, lui siede dietro un paravento. Vi riceverà, ma dovete entrare uno alla volta e uno al giorno. Adesso vi condurrò nelle vostre stanze, dove potrete riposare fino a domani». Il mattino seguente, una graziosa fanciulla fece indossare a Dorothy un abito di seta verde e la condusse alla sala del trono del grande Oz. La bambina aprì la porta e si trovò in una magnifica sala, decorata di smeraldi. Ma ciò che la colpì di più fu il trono di marmo verde, sul cui sedile c'era una testa gigantesca, i cui occhi roteavano lentamente. Poi la bocca si schiuse e Dorothy udì una voce. «Io sono Oz, il grande e il terribile. Chi sei tu e perché hai voluto vedermi?» La voce non era così spaventosa come ci si sarebbe potuti aspettare da quella grossa testa. «Io sono Dorothy, la piccola e fragile», rispose. «Sono venuta qui a chiedere il tuo aiuto». Gli occhi la osservavano assorti. Poi la voce chiese come si fosse procurata le scarpette d'argento e il segno sulla fronte. Dorothy raccontò di come la sua casa fosse atterrata sulla perfida strega dell'est uccidendola. La voce chiese ancora: «Che cosa desideri che io faccia per te?» «Aiutami a tornare dalla zia Emma e dallo zio Enrico nel Kansas». Gli occhi rotearono in maniera bizzarra. «Prima che io aiuti te, devi tu aiutare me. Devi andare nel regno dei fifotti e uccidere la perfida strega dell'Ovest». «Oh, ma questo è impossibile!» «Hai già ucciso la perfida strega dell'Est e porti le sue scarpe magiche?» Dorothy cominciò a piangere. «Ma io non ho mai avuto intenzione di ucciderla. Se tu, che sei così grande e terribile, non sei ancora riuscita a uccidere la perfida strega, beh, come posso riuscirci io?»
Questo sta a te deciderlo. Ora vai e non chiedere di vedermi finché non avrai compiuto il tuo dovere. La bambina in lacrime lasciò la sala del trono e tornò dai suoi amici. Furono tutti molto tristi all'udire la sua storia, ma non potevano fare nulla per aiutarla. Il giorno dopo, lo spaventapasseri venne condotto nella sala del trono e invece della testa vide una bellissima dama. Ma anche lei spiegò che Oz non aiutava mai nessuno se prima non riceveva qualcosa in cambio. Se lo spaventapasseri voleva un cervello, beh, doveva prima distruggere la perfida strega dell'Ovest. Poi fu il turno dell'omino di latta, che si trovò di fronte a una terribile bestia, grossa quasi come un elefante, con 5 occhi, 5 braccia e 5 gambe. Questa disse all'omino di latta che avrebbe ottenuto un cuore solo e qualora avesse aiutato Dorothy a uccidere la perfida strega dell'Ovest. Il leone fu l'ultimo a visitare Oz. Quando entrò nella sala, i suoi baffi furono quasi inceneriti da una palla di fuoco. «Io sono Oz il Grande, il Terribile!» disse la palla di fuoco. «Portami la prova che la perfida strega è morta e io ti darò il coraggio!» Gli amici si riunirono per decidere il da farsi. «C'è una sola cosa che possiamo fare!» disse il leone. «Dobbiamo andare nelle terre dei fifotti in cerca della perfida strega e distruggerla!» E molto a malincuore, Dorothy, lo spaventapasseri e l'omino di latta si trovarono d'accordo con lui. Il mago di Oz. In cerca della perfida strega. Dopo una notte di sonno ristoratore nel palazzo di Oz, i viaggiatori si accinsero a partire in cerca della terra dei fifotti e della perfida strega dell'Ovest. Il guardiano dei cancelli aprì con la chiave i loro occhiali e li ripose nella scatola. Poi aprì il portone della città dello Smeraldo. «Qual è la strada che conduce alla perfida strega dell'Ovest?» chiese Dorothy. «Nessuna strada, perché nessuno vuole andare da lei!» «E allora, come facciamo a trovarla?» «Se continuerete a camminare verso Ovest, sarà la perfida strega a trovare voi! Essa ha reso schiavi i fifotti e vorrà certamente fare lo stesso con voi, perciò attenzione!» Con queste parole che risuonavano nelle loro orecchie, gli amici si incamminarono verso Ovest. Dorothy indossava ancora il bel vestito verde che si era messa al palazzo, ma con suo grande stupore vide che era diventato bianco. Insieme ai suoi amici prese a camminare di buon passo e presto la città rimase alle loro spalle. Dovete sapere che la perfida strega dell'Ovest aveva un occhio solo, ma questo occhio era più potente di un telescopio e riusciva a scrutare dappertutto, perciò mentre stava seduta a una finestra del suo castello giallo, dette una sola occhiata circolare e vide i viaggiatori quando ancora si trovavano a grande distanza. Infuriata alla loro vista, afferrò un fischietto d'argento e soffiò con quanta forza aveva, convocando un branco di lupi. «Ci sono degli stranieri nel mio regno! Non sono nemmeno adatti a diventare degli schiavi! Per questo vi ordino di farli a pezzettini!» I lupi corsero via con la velocità di un lampo. Per fortuna l'omino di latta era sveglio e li udì avvicinarsi. Afferrò l'accetta e tagliò la testa al capo del gruppo proprio mentre stava per balzare su di lui. Quindi, menando gran colpi a destra e a manca, fece un gran mucchio di lupi morti. Quando il mattino dopo Dorothy si svegliò, tremò di paura vedendo quel branco di lupi pelosi. E la perfida strega si infuriò ancor di più vedendo che gli estranei erano ancora vivi. Soffiò nuovamente nel suo fischietto d'argento e convocò uno stormo di corvi selvatici. «Volate subito su quegli stranieri! Beccate loro gli occhi e fateli a pezzettini!» urlò.
Appena lo spaventapasser si avvide dei corvi che volavano verso di lui, raccomandò ai suoi amici di stendersi per terra. Poi spalancò le braccia, afferrò il corvo che guidava il gruppo e gli strinse il collo finché morì. Fece lo stesso con il secondo corvo e poi con un altro, finché tutto lo stormo giacque morto ai suoi piedi. Quando la perfida strega vide tutto ciò, una rabbia furiosa si impadronì di lei. Chiamò una dozzina di schiavi fifotti, li munì di lance acuminate e ordinò loro di sterminare gli stranieri. Ma i gialli fifotti non erano per niente coraggiosi e mentre erano in marcia il leone emise un ruggito così potente che se la diedero a gambe levate. La strega, fuori di sé dall'ira, pestò i piedi, si strappò i capelli e digrignò i denti. Ora le rimaneva da fare una cosa sola: mettersi il berretto d'oro e convocare le scimmie alate. Si mise in testa il copricapo e recitò: Pepepe, pepepe, cacacè, zizzazì, zuzzazì, zic! Si udì subito un ronzio, il fruscio di molte ali, un gran cicaleccio e risate. E poi apparve nel cielo un branco di scimmie, ognuna dotata di un enorme paio di potenti ali. Il loro re, che era molto più grosso delle altre scimmie, disse: «Questa è la terza volta che usi il berretto d'oro. Chi possiede il berretto può chiamarci tre volte e darci l'ordine che più gli piace. Ma ricorda, nessuno può convocarci più di tre volte!» «E perché dovrei aver bisogno di voi un'altra volta?» ghignò la strega. «Mi avete aiutato a fare schiavi fifotti e a cacciare il grande Oz dal mio regno. Il mio terzo ed ultimo ordine è che dovete annientare quegli stranieri che sono nel mio regno. Tutti eccetto il leone. Voglio che tu me lo porti per ammaestrarlo come un cavallo e farlo lavorare per me!» «I tuoi ordini saranno eseguiti!» disse il re. E le scimmie alate volarono dove si trovavano Dorothy e i suoi amici. Alcune di loro afferrarono l'omino di latta e lo fecero precipitare da una grande altezza su delle rocce aguzze. E lì giacque, così malconcio e ammaccato da non potersi muovere. Altre acchiapparono lo spaventapasseri e gli tirarono fuori tutta la paglia. Poi fecero un fagotto dei suoi vestiti e lo scaraventarono sui rami più alti di un albero. Le altre scimmie legarono il leone come un salame con un rotolo di grossissima corda, rendendogli impossibile ogni lotta. Lo afferrarono per le zampe e si alzarono in volo con lui. Una volta al castello venne rinchiuso in un recinto protetto da alte sbarre di ferro. Ma le scimmie non fecero alcun male a Dorothy. Il re delle scimmie volò verso di lei digrignando i denti, ma quando vide il segno della buona strega sulla sua fronte, si fermò di colpo. «No, non faremo del male a questa bambina, né al cane che ha in braccio», disse. Quindi con garbo prese Dorothy e Toto e li depose nel castello. La perfida strega rimase di sasso alla vista del segno sulla fronte di Dorothy e tremò di paura vedendo i suoi piedi calzati con le scarpette d'argento. Ma quando la guardò negli occhi, si sentì di nuovo padrona di sé. «Questa bambina ovviamente non conosce il potere che le danno quelle scarpe», pensò. «Dunque posso farne la mia schiava». E con una risataccia condusse Dorothy in cucina, ordinandole di lavare tutti i piatti e le pentole. Nei giorni che seguirono, Dorothy dovette lavorare sodo, viveva nel terrore di venire picchiata, ma la strega non osava toccarla per via del segno sulla fronte. Tranne Toto, l'unico amico di Dorothy era il leone. Ogni notte lei sgattaiolava fino al recinto dove era imprigionato e si sdraiava vicino a lui. Appoggiava la testa sulla sua criniera lanosa e insieme facevano degli astuti piani di fuga. Ora, dovete sapere che la perfida strega moriva dalla voglia di avere le scarpe di Dorothy con tutto il potere che esse racchiudevano. E così un giorno le giocò un brutto scherzo. Mise una sbarra di ferro invisibile in mezzo alla cucina. Così, quando Dorothy volle attraversare la stanza, non vedendo la sbarra, inciampò e cadde lunga distesa.
Nella caduta perse una delle scarpe d'argento e la perfida strega se ne impossessò con un grido di trionfo. «Restituiscimi la scarpa!» strillò la bimba. «No, davvero!» rise la strega. «La terrò io e uno di questi giorni mi prenderò anche quell'altra!» Dorothy era così arrabbiata che prese un secchio d'acqua e glielo gettò tutto addosso. La perfida strega emise un urlo di paura e poi, sotto gli occhi di Dorothy, cominciò a rimpicciolirsi e a barcollare. «Ah, guarda cosa hai fatto!» gridava. «Non lo sapevi che l'acqua mi avrebbe distrutta! Fra un minuto sarò tutta sciolta! Guarda! Ecco! È finita!» E con queste ultime parole la strega colò a terra, trasformata in una massa marrone senza forma che si sparse sul pavimento. Vedendo che si era davvero liquefatta, Dorothy afferrò la sua scarpa e corse a dare la notizia al leone, che ruggì fragorosamente dalla gioia. E anche i fifotti furono felicissimi, e quando Dorothy disse loro che non erano più schiavi, si offrirono con gioia per aiutarla a ritrovare l'omino di latta e lo spaventapasseri. Un gruppo di fifotti viaggiò tutto il giorno e parte della notte finché arrivarono alla piana rocciosa dove giaceva malconcio e ammaccato l'omino di latta. Lo deposero con garbo su una barella e lo portarono al castello, dove gli stagnini martellarono e avvitarono, saldarono, lustrarono, finché non ritornò quello di prima. Aveva qualche toppa, questo è vero, ma aveva anche un nuovo manico d'oro per la sua accetta. Il giorno dopo Dorothy e i suoi amici organizzarono una squadra di ricerca per lo spaventapasseri. Dopo un lungo girovagare avvistarono i suoi abiti sulla cima di un albero così alto e liscio che era impossibile scalarlo. L'omino di latta allora lo abbatté e Dorothy raccolse i vestiti e li portò al castello, dove li riempì di paglia pulita, ed ecco lo spaventapasseri come nuovo che si profondeva in ringraziamenti per avere avuto ancora una volta salva la vita. Gli amici passarono al castello molti giorni felici, ma Dorothy non poteva dimenticare lo zio Enrico e la zia Emma e la sua casa nel Kansas, e così un giorno disse: «Dobbiamo tornare da Oz e ricordargli le sue promesse di aiutarci se avessimo ucciso la perfida strega». Il mago di Oz. Un grande ciarlatano. I fifotti non volevano proprio separarsi da Dorothy e dai suoi amici. Si erano così affezionati all'omino di latta che lo pregarono di rimanere con loro per governare la terra dell'Ovest. Ma quando si resero conto che era deciso ad andarsene, si rassegnarono. Gli regalarono un oliatore d'argento e donarono a Dorothy un berretto d'oro. Tu, hai annientato la perfida strega e ci hai liberato, disse uno dei fifotti. Perciò ti spetta il suo tesoro più grande, il berretto d'oro. C'è un incantesimo inciso dentro. Forse ti potrà essere di aiuto se ti troverai in difficoltà. Dorothy si mise il copricapo in testa, ringraziò i fifotti per il regalo e si incamminò attraverso i campi con i suoi amici. Non c'era strada per arrivare alla città dello smeraldo, ma sapevano che dovevano camminare verso est. Da principio erano sicuri di andare nella direzione giusta, ma verso mezzodì il sole si trovava sopra le loro teste e non seppero più riconoscere qual era l'est e qual era l'ovest. «E ora che cosa facciamo?» chiese Dorothy. «Che te ne pare di usare l'incantesimo del berretto d'oro?» disse lo spaventapasseri. Dorothy guardò dentro il berretto magico e lesse le istruzioni. Poi se lo rimise in testa, si alzò su un piede solo e recitò: «Eppe, peppe, cacche, zizi, zuzi, zic!»
In men che non si dica, si udì un gran cicaleccio e sbatter d'ali, e la banda delle scimmie alate volò verso di loro. I viaggiatori dapprima si spaventarono, ma il re delle scimmie si inchinò davanti a Dorothy e disse: «Ora il berretto d'oro ti appartiene, e quindi noi ti obbediremo per 3 volte. Qual è il tuo primo comando?» «Vogliamo andare alla città dello smeraldo perché ci siamo persi.» «Noi vi ci condurremo», disse il re. E appena ebbe parlato, le scimmie sollevarono Dorothy e i suoi amici fra le zampe e volarono via con loro. In breve, i viaggiatori si ritrovarono davanti al portone della città dello smeraldo. Il guardiano dei cancelli li munì di occhiali verdi e li condusse a palazzo dove c'era il solito soldato dalla barba verde. «Cosa? Siete qui di nuovo?» esclamò sorpreso. «Credevo che fosse andati dalla perfida strega dell'Ovest.» «Infatti», disse prontamente il leone, «e Dorothy l'ha liquefatta.» «Santo cielo!» esclamò il soldato e corse a dare la notizia al grande Oz. Dorothy e i suoi amici erano sicuri che il mago li avrebbe mandati a chiamare immediatamente, ma non fu così. Dette solo ordine di farli sistemare in camere dotate di tutti gli agi. Non ebbero notizie di Oz né il giorno dopo né quello seguente. Alla fine erano così stufi di aspettare che lo spaventapasseri gli mandò un messaggio: se non li avesse ricevuti immediatamente, avrebbero convocato le scimmie alate. La minaccia sortì il suo effetto e il mago li convocò subito nella sala del trono. Aprirono lentamente la porta, un po' timorosi, per vedere se ci fosse la testa gigantesca o una bestia ripugnante. Ma c'era solo il trono vuoto. Si strinsero l'un l'altro perché la strana quiete della stanza era più paurosa di una qualunque delle forme assunte da Oz la volta precedente. Ad un tratto udirono una voce provenire dalla volta del soffitto. «Io sono Oz, il grande, il terribile. Cosa volete da me?» «Dove sei?» chiese Dorothy. «Io sono dovunque, ma agli occhi dei comuni mortali sono invisibile. Ora mi siederò sul trono affinché possiate parlarmi.» E infatti la voce sembrava ora provenire proprio dal trono. «Siamo venuti a pretendere ciò che ci avevi promesso, grande Oz», disse Dorothy. «Tu ci avevi promesso di aiutarci se avessimo distrutto la perfida strega, e noi l'abbiamo annientata. Io stessa l'ho liquefatta con un secchio d'acqua.» «Povero me», disse la voce. «Così presto? Beh, tornate domani, perché ho bisogno di pensarci.» «Hai avuto anche troppo tempo per pensarci», disse l'omino di latta con foga. Il leone intanto emise un ruggito così forte e orrendo che Toto fece un balzo dalla paura e andò a sbattere contro il paravento che c'era in un angolo rovesciandolo. E tutti rimasero a guardare l'ometto che stava davanti a loro. «Io sono Oz, il grande mago», disse quello. «Almeno così si dice. In realtà sono un uomo qualunque.» «Tu sei più di questo!» disse lo spaventapasseri irato. «Sei un imbroglione!» «Proprio così?» rispose l'ometto. «Ma non capisco», insistette Dorothy, «come hai fatto ad apparirmi come una testa gigantesca?» «Oh, è solo uno dei miei trucchi», rispose Oz, e li condusse in una stanzetta. In un angolo giaceva la testa di cartone. «L'ho appesa al soffitto con una fune», spiegò Oz. «Poi mi sono nascosto dietro il paravento tirando i fili per far muovere gli occhi e la bocca.» «Ma e la voce?» insistette Dorothy. «Ah, molto semplice. Io sono ventriloquo e posso far giungere la voce da qualsiasi parte.» E l'ometto narrò la sua storia ai nostri amici. Era nato a Omaha, vicino al Kansas. Da giovane lavorava in un circo. Era ventriloquo e sapeva volare su un pallone. Un giorno il suo pallone lo trascinò in alto oltre le nuvole, lontano, nello strano paese di Oz.
Quando la gente lo vide, pensò che fosse un grande mago e promise di fare tutto quello che lui avesse voluto. Così egli ordinò loro di costruire una città. E siccome la campagna era così verde, decisi di chiamarla la città dello smeraldo, disse. E per dare più verosimiglianza alla cosa, misi occhiali verdi a tutta la gente, così tutto ciò che vedevano era verde. Perché non è tutto verde quello che c'è qui? Chiese Dorothy. Oh no, ma portano gli occhiali da tanto tempo che se ne sono convinti. Sono anche sicuri che io sia più potente di tutte le streghe. Ecco perché ho promesso di aiutarvi se aveste fatto fuori la perfida strega dell'Ovest. E ora non sono sicuro di poter mantenere le mie promesse, ma tenterò. Vi chiedo solo di non rivelare a nessuno che sono un ciarlatano. D'accordo con i suoi amici, Dorothy decise di non smascherarlo e il giorno seguente toccò allo spaventapasseri andare da lui. L'ometto svitò e svuotò la sua testa, poi sostituì parte della paglia con un miscuglio di crusca, aghi e spilli e riempì il resto con della paglia fresca. Lo spaventapasseri tornò dai suoi amici con la convinzione di essere molto saggio, poi toccò all'omino di latta. Oz fece un buco dalla parte del cuore e infilò un cuoricino di seta ripieno di segatura. L'omino di latta era fuori di sé dalla gioia. Poi fu la volta del leone. Oz versò il contenuto di una bottiglia verde in una scodella ed esortò a bere quella pozione il leone, il quale corse ad annunciare agli amici che ora si sentiva pieno di coraggio. Com'è facile aiutare gli altri se si riesce a ottenere la loro fiducia, pensò Oz. Sarebbe stato più difficile aiutare Dorothy, ma ci avrebbe provato. Costruiremo una mongolfiera che ci trasporti nel Kansas. Che ci trasporti? Esclamò Dorothy. Anche tu verrai con me? Oh sì, proprio così. Sono stufo di fare il ciarlatano. Su, al lavoro, costruiremo un pallone di strisce di seta cucite e legheremo in fondo un cesto della biancheria che ci servirà da cabina. 3 giorni dopo il pallone era pronto e Oz ordinò di portarlo subito fuori. Aveva fatto correre la voce che stava andando a far visita a un grande mago e tutti si affollarono intorno per assistere al grande evento. L'omino di latta aveva preparato una catasta di legna a cui applicò fuoco. Oz tenne il fondo del pallone sopra il fuoco finché l'involucro di seta non si riempì di aria calda. Quindi entrò per primo nel pallone e gridò forte. Durante la mia assenza sarà lo spaventapasseri a governarvi. Vi ordino di obbedirgli. Il pallone stava dando strattoni alle corde che lo assicuravano al suolo. Presto, Dorothy! Gridò Oz. O il pallone volerà via! Ma Dorothy non trovava Toto e mentre lo stava cercando, le corde si spezzarono e il pallone si alzò in aria. Vieni giù! Strillava la bambina. Non posso, cara! Disse Oz dall'alto. Addio! E si allontanò sempre di più. Nessuno lo avrebbe mai più rivisto nella terra di Oz. Il mago di Oz. Il viaggio finale. La gente della città dello Smeraldo era molto triste per la partenza del meraviglioso mago di Oz, ma allo stesso tempo erano fieri del loro nuovo capo, lo Spaventapasseri. Quale altra città al mondo? Dicevano. È governata da un uomo di paglia? Il mattino seguente i 4 viaggiatori si riunirono nella sala del trono. Lo Spaventapasseri si assise sul grande trono e gli altri gli fecero corona.
quando mi ricordo che solo poco tempo fa stavo attaccato a un palo nel campo di grano del contadino, disse, sono davvero soddisfatto della mia sorte. Vorrei anch'io essere contenta, replicò Dorothy. Ma il mio più grande desiderio è di vivere nel Kansas con gli zii e non so proprio che fare ora. Ho riflettuto, suggerì lo spaventapasseri. Perché non chiami le scimmie alate e non chiedi loro di trasportarti fino al Kansas? Ma che idea stupenda, esultò Dorothy. Si mise il berretto d'oro in testa e pronunciò le parole magiche. Eppe, peppe, cacche, zizi, zuzi, zic. All'istante, la banda delle scimmie alate si presentò davanti a lei. Vi prego, portatemi nel Kansas, chiese. Il re delle scimmie scosse gravemente la testa. Questo non possiamo farlo. Noi apparteniamo a questa terra e non possiamo allontanarcene. Ci sarebbe piaciuto aiutarti, ma non possiamo attraversare il deserto. E il re delle scimmie volò via con i suoi seguaci. Dorothy pianse lacrime di delusione, ma lo spaventapasseri aveva riflettuto nuovamente e suggerì di chiamare il soldato dalla barba verde per chiedergli consiglio. C'è solo una persona in grado di aiutare Dorothy, disse il soldato. Ed è Glinda, la strega del sud. Inoltre è anche una strega buona. Per di più, il suo castello si erge sul limitare del deserto e perciò dovrebbe conoscere la via per uscirne. Come posso arrivare fin là? Chiese Dorothy. Bisogna andare dritti verso sud, ma si tratta di un cammino irto di pericoli. Mi sembra, disse lo spaventapasseri, che malgrado i rischi Dorothy debba proprio intraprendere il viaggio per il sud. Io andrò con lei per proteggerla, disse il leone. E anch'io, aggiunse l'omino di latta. E anch'io, soggiunse lo spaventapasseri. Non lascerò Dorothy finché non la vedrò in cammino verso il Kansas. Al mattino seguente, dunque, i viaggiatori attraversarono i verdi campi che circondavano la città dello Smeraldo. Camminarono fino a una foresta in cui crescevano gli alberi più grandi che avessero mai visto. Che luogo incantevole, dichiarò il leone. Potrei vivere qui per il resto della mia vita. Proprio in quell'attimo si udì un sordo brontolio, come il ringhiare di molti animali selvaggi. E infatti poco distante, in mezzo a una radura, videro centinaia di belve. C'erano tigri ed elefanti, orsi, lupi e volpi. E per un attimo Dorothy si spaventò, ma il leone la rassicurò, spiegando che gli animali erano riuniti a congresso e che a giudicare dai grugniti e dai brontolii si trovavano in qualche grosso guaio. Mentre stava parlando, gli animali fecero silenzio e la più grossa delle tigri gli si avvicinò. Benvenuto, o re degli animali. Sei arrivato proprio in tempo per combattere il nostro nemico. Si tratta di un tremendo mostro. Assomiglia a un ragno, ma è grande come un elefante, con 8 zampe grosse come tronchi d'albero. Nessuno è al sicuro finché vive. Ci sono altri leoni nella foresta? Chiese il leone. Non più! Sono stati tutti divorati dal mostro e poi nessuno di loro era coraggioso e forte come te. Se io annienterò il nemico, promettete di sottomettervi a me e di obbedirmi come re della foresta? Chiese il leone. Con piacere, rispose la tigre. Il leone salutò i suoi amici e si allontanò con piglio audace. Trovò il nemico che dormiva fra gli alberi. Con un agilissimo balzo gli piombò sulla groppa e con una zampata staccò la testa dell'enorme ragno dal corpo. Non avrete più nulla da temere, annunciò orgogliosamente il leone agli animali. Tutti si inchinarono davanti a lui proclamandolo loro re ed egli promise di ritornare a governarli dopo aver escortato Dorothy nel Kansas. I quattro viandanti ripresero la strada della foresta. Quando finalmente uscirono alla luce, si trovarono davanti ad un'altura ricoperta fino alla cima di grandi rocce. Non sarà facile scalarla, disse lo spaventapasseri. Ma dobbiamo per forza passare dall'altra parte. Si mise alla testa del gruppetto seguito dagli altri.
Erano appena arrivati vicino al primo masso quando udirono una voce aspra che gridava: «Indietro! Non permetteremo a nessuno di attraversare la nostra collina!» E un uomo strano, come non se ne erano mai visti, uscì da dietro le rocce. Era basso e tozzo, con una grossa testa schiacciata in cima e piantata su un collo pieno di rughe. Per di più non aveva braccia. Lo spaventapasseri si fece avanti e disse: «Noi dobbiamo passare dalla vostra collina, vi piaccia o no!» Veloce come un lampo, la testa dell'uomo scattò verso l'alto. Il collo si allungò prodigiosamente e, chinandosi, colpì con la parte piatta della testa lo spaventapasseri, scaraventandolo giù dalla collina. Poi, veloce come era uscito, il collo ritornò alle proporzioni di prima. «Non sarà così facile come credi!» disse l'uomo con una risata di scherno. E i nostri viandanti udirono un coro di risate di sfida e centinaia di teste martello si fecero avanti da dietro le rocce. Con un tremendo ruggito che rimbombò come un tuono, il leone si slanciò verso la collina. Nuovamente una testa saettò in alto e il gran leone venne giù rotolando dalla collina come se fosse stato colpito da una cannonata. «Che fare?» chiese Dorothy, aiutando il suo amico a rimettersi in piedi. «Chiama le scimmie alate», disse l'omino di latta. «Hai il diritto di chiamarle ancora una volta». «E va bene», rispose lei, e mettendosi in capo il berretto d'oro, ripeté la stessa cantilena. «Eppe, peppe, cacche, zizzi, zuzzi, zic!» Le scimmie, sollecite come sempre, dopo un attimo erano davanti a lei. «Portateci oltre la collina», comandò Dorothy. «Sarò fatto!» disse il re, e all'istante le scimmie alate presero fra le braccia i viaggiatori e volarono via con loro. Mentre passavano sopra la collina, le teste martello strillavano tutte di rabbia e facevano scattare le loro teste più in alto che potevano, senza peraltro riuscire a raggiungere le scimmie alate. Ben presto Dorothy e i suoi amici si trovarono nel bel paese dei rossi pallini. Ruscelletti gorgoglianti scorrevano fra campi di grano maturo. Gli steccati, le case e i ponti erano tutti dipinti di rosso e i rossi pallini, tutti bassetti, erano anche loro vestiti di rosso. Molto gentilmente mostrarono a Dorothy la strada per raggiungere il castello di Glinda, la strega del sud. Gli ingressi del castello di Glinda erano sorvegliati da 3 giovani ragazze vestite con belle uniformi rosse. Esse condussero i visitatori in una grande sala, dove la bella Glinda sedeva su un trono di rubini. «Cosa posso fare per te, bambina mia?» chiese sorridendo affabilmente. Dorothy le raccontò le sue avventure nel regno di Oz, poi disse: «Il mio più grande desiderio è quello di tornare nel Kansas dalla zia Emma e dallo zio Enrico, che sicuramente penseranno che mi sia successo qualcosa di orribile». «Sono sicura di poterti aiutare, ma in cambio devi darmi il berretto d'oro». «Con piacere», esclamò Dorothy. «Ciò significa che potrai comandare le scimmie alate per 3 volte. E infatti avrò bisogno dei loro servigi proprio per 3 volte. Una per riportare lo spaventapasseri alla città dello smeraldo, la seconda per condurre il leone nella foresta, e la terza perché l'omino di latta possa andare a governare i fifotti. Le scarpette d'argento ti porteranno attraverso il deserto, Dorothy. Se tu avessi conosciuto il loro potere, saresti potuta tornare a casa molto tempo fa». «Ma allora io non avrei avuto il mio meraviglioso cervello», disse lo spaventapasseri. «E io sarei vissuto come un codardo per sempre», dichiarò il leone. «È vero», disse Dorothy, «e io sono contenta di aver aiutato i miei amici, ma ora vorrei proprio ritornare nel Kansas». «Ora ti spiego cosa devi fare», disse Glinda. «Devi solo sbattere insieme i tacchi delle scarpe per 3 volte e potrai comandare loro di portarti dovunque tu voglia. Tutto qui». «Beh, allora è proprio venuto il momento di salutarci», disse Dorothy. Gettò le braccia al collo del leone e lo baciò, carezzandogli teneramente la testona. Poi
baciò l'omino di latta, che stava piangendo in modo davvero pericoloso per le sue giunture, e infine strinse forte il soffice corpo ripieno dello spaventapasseri. Glinda discese dal trono e dette un bacetto di addio alla bambina. Poi Dorothy prese Toto in braccio, sbatté i tacchi delle scarpe per tre volte e disse: «A casa da zia Emma!» Un attimo dopo volteggiava per aria così velocemente che l'unica cosa che poteva sentire era il vento che le fischiava nelle orecchie. Fu così che si ritrovò a sedere nella grande prateria del Kansas, proprio di fronte alla casa che lo zio Enrico aveva costruito dopo che il ciclone si era portato via quella vecchia. Dorothy balzò in piedi, senza accorgersi che le scarpe d'argento le erano cadute dai piedi, e corse più veloce che poté tra le braccia della zia Emma, che proprio in quel momento stava uscendo di casa. «Bambina mia!» gridò la zia Emma. «Ma da dove vieni?» «Dal regno di Oz», disse Dorothy seria seria. «Oh, zia Emma, sono così felice di essere nuovamente a casa!»